Aspetta, Minna! Ehi, ehi, ehi! Che cosa sta succedendo? Minna! Minna! Oh, oh! Minna! Minna! Che cosa stai facendo? C'è nessuno? Aiuto! Aiuto! Basta, Minna, io mi annoio, non ho più voglia di prendere il sole! Lasciami dormire! Dai, facciamo qualcosa, svegliati! Matti, basta! Lasciami dormire! Non ho voglia di stare su questa sdraio, abbiamo tantissime cose da fare in questa villa! Fai qualcosa tu, io voglio rimanere qua, oggi non sto nemmeno tanto bene! Ok, mi è venuta un'idea, mi è venuta una bellissima idea! Andremo a giocare insieme a pallavolo sul campo con la sabbia! No, fa caldissimo lì, meglio di no! Ma fidati, sarà divertente, il caldo non lo sentirai perché ci divertiremo così tanto, ti prego! No. Dai, una sola partita. No. Una. No. Due. No. Tre. Matti, lasciami dormire, per favore. Dai, andiamo. Oh. Attenzione, attenzione, è arrivato il primo tour di spettacoli di Nino e Matti. Prendete i vostri biglietti su Ticket One prima che finiscano. Sono riuscito a convincerla. Pensate che stiamo giocando nella nostra villa con la piscina a racchettoni sulla sabbia? Solo uno scambio. Oh, la prendo! No! Ehi, ma sei fortissima! È troppo divertente, vedi? Ci dobbiamo giocare per 10 ore di fila. Ma fa troppo caldo, Matti. Io sto iniziando a sentire la testa girare e poi mi manca il fiato. Dai, non fare la femminuccia, dobbiamo divertirci. Non puoi avere già mal di testa. Ecco, hai fatto anche punto. Aspetta, mi gira la testa. Mina, ma stiamo giocando solo da 10 minuti. Matti, ma te l'ho detto, non mi sento bene. Dai, giochiamo ancora. Ancora. Ole, ole. Ecco, ho fatto punto io, 1-1. Basta, non ce la faccio più. Aspetta, ehi, ma dove stai andando? Ritorno sul lettino. Eccoci tornati, ancora una volta su questo lettino. Sì, ma perché oggi fa caldissimo, guarda che sole che c'è, ci saranno 40 gradi. Beh, effettivamente hai ragione, anche io ho un po' di caldo, anzi, un sacco di caldo. Bene, quindi ora rilassiamoci un attimo. Rilassiamoci un attimo, ma questa è impazzita. Guarda che cosa abbiamo dietro di noi, Ninna. Una piscina! A cosa servono le piscine? A fare il bagno quando uno ha voglia e si sente bene. Io te l'ho detto, non mi sento bene, quindi non insistere. Le piscine servono a rinfrescarsi, quindi possiamo fare solo una cosa adesso. Tuffo in piscina! No! Dai, andiamo? L'hai detto tu che avevi caldo, o no? Sì, ma ho caldo e sto bene qua sul lettino perché mi sento male. Come te lo devo dire? Ho la pressione bassa. Aspetta, porto l'acqua e ti dico com'è. Te la faccio sentire. Io non ti sopporto più, Matti. Ecco, senti, l'acqua è perfetta. Guarda, goccioline belle freschine come piacciono a te. Ma io non voglio fare il bagno in questo momento. Uffa però. Fidati di me, se adesso andremo in acqua tu starai meglio per tutta la giornata perché ti rinfrescherai. Accetti? Sei accetti? Proprio un rompirompi. Andiamo rompirompi. Woohoo! Bagno in piscina. No, senti Matti, forse è meglio di no, io non mi sento tanto bene. Andiamo! Aspetta, cosa aveva detto? Ma perché non mi ascolti mai? Ok, Minna, sto arrivando. 3, 2, 1. Te l'avevo detto che era fresca, freschissima, forse anche un po' troppo fredda. Oh mamma mia, ti ho detto che non mi sento bene, non voglio né fare il bagno né giocare a racchettoni, voglio solo rilassarmi sul mio lettino perché oggi mi gira la testa. Ok, allora rilassiamoci un po', mettiti qui, guarda, questo muretto è comodissimo, vieni con me. Non vorrei passare per il rompiscatole. Ma mi sto annoiando. Matti, senti, fai quello che ti pare. Oggi io è come se non esistessi. Non ti voglio né vedere né sentire. Aspetta. Io devo rimanere qua. Aspetta. Ho un'ultima richiesta. No.
Una sola, dai, ti prego, ascoltala. Facciamo una gara di nuoto per vedere chi è più veloce. No, ti prego, Matti, lasciami in pace. Per favore. Senti, basta, l'ultima cosa e poi non faccio più niente con te oggi. Promesso? Sei pronta? Sì. La grande gara sta per iniziare. Via! Devo vincere! Sono il migliore! Guarda che nuoto! Mamma mia! Ho vinto! Hai visto, Ninna? Te l'avevo detto che ero più veloce di te! Aspetta! Ninna! Ehi! Che cosa sta succedendo? Ninna! Oh! Ninna! Che cosa stai facendo? Ninna, mi rispondi? Oh mio Dio! Ninna! Distrutta! Aiuto! Ehi! C'è nessuno? Aiuto! Oh mio Dio, che cosa faccio adesso? Ninna, mi senti? Oh no! Ninna è svenuta! Non so come tirarla fuori! Aspetta! No, non girarti! Ninna, adesso io ti farò salire qui! Stai tranquilla! Oh mio Dio, che cosa è successo? Proviamo in questo modo! Ok, ce l'ho fatta. Oh mio Dio, Ninna, che cosa gli è successo? Io non lo so, stavamo facendo solamente la gara di nuoto, ma lei ad un tratto si è fermata. Ok, per fortuna respira. Probabilmente, non lo so, si sarà sentita male. Forse era quello che aveva detto prima di tuffarsi in piscina. Mi sento male. Vabbè, adesso non c'è tempo per pensarci. Devo riuscire a metterla sul lettino. Allora, mettiamo la coperta qui. E copriamola un pochino, starà morendo di freddo, poverina. Oh mio Dio, ma perché proprio oggi se ne sono andati via tutti da questa villa? Sì, ma adesso quanto tempo ci mette a svegliarsi? Ninna, svegliati. Oh, non si sveglia. Dovrei chiamare l'ambulanza, secondo voi? Nah, riuscirò da sola a farla svegliare. Ho bisogno solo di un piccolo aiuto. Ecco qui, solo un po' di forza. Non gli farò male, ovviamente, non vi preoccupate. Devo solamente riuscire a dargli un colpo e farla svegliare. Ehi, svegliati! Ma perché non si sveglia? Non serve a niente questo coso. Che cos'altro posso fare? Aspetta, l'acqua. Potrei lanciarle un po' d'acqua in faccia. Sì, questa la farà svegliare sicuramente. Guardate, prendo un po' d'acqua così. E 3, 2, 1. Buongiorno, Ninna! Oh no, non si sveglia. Forse sto esagerando. Forse sto prendendo troppo poco sul serio questa situazione. Oh mio Dio, perché non ti svegli? Perché non ti svegli? Che cosa faccio? Devo andare a cercare una soluzione. Ma come? Una soluzione? Su internet! Andrò a guardare su internet. Ninna, stai tranquilla, ti salvo io. Vado subito al computer. Subito al computer. Andiamo. Devo trovare una soluzione. Se io non riesco a rianimare Ninna, finirà malissimo. Forse verrò arrestato perché qualcuno penserà che sono stato io a fare del male a Ninna. Ma non sono stato io a fare del male a Ninna. Io non farei mai del male alla mia ragazza. Non andare in panico. Non ci posso credere. Mi dà questo errore. Analisi e ripristino dell'unità G in corso. Percentuale completata 23%. Ma che cosa significa? Non ho mai avuto questo errore. Proprio ora ha smesso di funzionare. Utilizzerò il tablet. Nessun problema. Non mi posso far mettere in difficoltà da uno stupido computer che mi ha sempre funzionato e ovviamente oggi non va. Vediamo che cosa dice il mio tablet. Cerco come rianimare una ragazza in piscina. Rianimazione cardiopolmonare. Ma che cosa vuol dire? Rianimazione bocca a bocca? Non ci posso credere. Devo fare la rianimazione bocca a bocca. E poi devo fare questo movimento qua. Guardate. Ma io non credo di saperlo fare. Forse mi devo dare una mossa. Potrebbe essere troppo tardi. Ok, vado. Ok, eccomi. È il momento di incominciare la nostra manovra. Allora, braccia larghe, ascoltare. Ok, respira. Adesso iniziamo con questa manovra qui che ho visto prima. Così e 1, 2, 3, 4, 5. Ah no, aspetta, ma la sto facendo sulla pancia, era sul petto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ma perché non si risveglia? 1, 2, 3, 4, 5. Niente, devo passare alla respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3. Niente,
Niente da fare, ancora niente. Aspetta un secondo. No, no, no. Ma che cosa ho fatto? Ninna ha sempre respirato. Io ho fatto la procedura per farla tornare a respirare, ma lei ha sempre respirato. Oh mio Dio, ho sbagliato tutto. Forse lei ha solamente avuto un calo di energie e quindi adesso deve solamente recuperare. Ecco, magari potrei metterla con le gambe verso l'alto, perché almeno il sangue circola di più nella testa. Ok, ecco qui, ecco qui. Perfetto, abbiamo messo le gambe verso l'alto. Forse devo aggiustare un pochino la sua testolina però. Perfetto. Ninna, mi manchi tanto, per favore. Risvegliati, risvegliati, non ce la faccio più. Che c'è? Si sta risvegliando. Che schifo. Vabbè, non fa niente. Mi hai sporcato tutto ma non fa niente. Ninna, come stai? Ehi, mi senti? Ehi, mi senti? Ma cosa è successo? Non lo so. Come ti senti? Ma... eravamo in piscina, ma tu ad un tratto eri sott'acqua, eri svenuta. Mi tiro la testa. Forse ti devo rimettere dritta. Aspetta. Prima è stato un vero casino. Oh, ecco qua. Adesso riposati un po', ok? Ma che cosa è successo? Ecco, io ti avevo detto di fare una gara di nuoto con me, ma tu non eri molto d'accordo e credo che prima di tuffarti in piscina tu abbia detto che ti stavi sentendo male. Sì, mi girava la testa. Ti prometto che non ti costringerò più a fare niente, ok? Scusami tanto, mi sono sentito in colpissima. Pensavo che tu non ti saresti più risvegliato. Ora lasciami stare. Ok, scusami, me ne vado. Sì. Meno male, fortunatamente Ninna sembra stare meglio. Non farò mai più una cosa del genere. Me la sono vista davvero brutta. Ma che cosa fai, Ninna? Ma che... Ninna! Aspetta, ma sta vomitando? Ninna! Che schifo, dai, esci dalla cucina. Lo scherzo è finito, Ninna! Buongiorno a tutti, anzi, buonanotte a tutti. Guardate un po' chi c'è vicino a me, la vedete? È Ninna che sta dormendo perché sono le 2:54 di notte e ho intenzione di buttarla in piscina. Sarà lo scherzo più notturno della storia. Ah, piccola Ninna, dormi, dormi, che non sai che stai per fare un bel tuffetto. C'è solamente un piccolo problema. Io non penso di riuscire a portare Ninna giù dalle scale. Aspetta, non penso di riuscire a portare Ninna giù dalle scale da solo. Ho bisogno di qualcuno. Credo di sapere chi mi può aiutare per questo scherzo. Fortunatamente non siamo da soli in questa villa. Ma c'è un altro nostro amico, non so se ve lo ricordate. Robby, super muscoloso e forzuto, pronto ad aiutarmi per portare Ninna giù dalle scale. C'è solo un piccolo problema. Essendo le 2:54 di notte, sta dormendo anche lui, ovviamente. Lui si trova all'interno di questa stanza. Che ne dite? Proviamo a entrare? Aspettate. Vabbè, sentite, stanotte sono in vena di scherzi. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti se anche voi adorate gli scherzi. Devo pensare a un modo per farlo svegliare in modo molto divertente. Lui è l'oggetto perfetto. E con una bella forchetta farà un bel boom. E Robby si spaventerà tantissimo. Ehi, non vi confondete, lo scherzo non è a Robby ma è a Ninna. Però sentite, oggi mi sento il king degli scherzi. Andiamo. Pronti? 3, 2, 1. Ci sono i coniandoli! Che cosa è successo? Dei ladri! Matti! Abbassa la voce, sono le 3 di notte, ma te sei impazzito! Tutti ci hanno messo le 3 di notte! Matti, sono le 3 di notte! Guarda, ci fai il finale della mia stanza! Stai mangiando? No, in realtà ho fatto esplodere un palloncino e è scoppiato tutto. Ah, ho fatto esplodere un palloncino. Vabbè. Perché ho fatto esplodere un palloncino? Perché ti ho fatto uno scherzo. Senti il mio cuore. Guarda che poi dovevi pagarmi anche il medico per l'infarto che mi hai provocato. Non ti preoccupare, allora, senti qua. Ho pensato di fare uno scherzo a Ninna questa notte. Un attimo. Cosa? Uno scherzo a Ninna. Visto che lei odia l'acqua fredda, voglio buttarla in piscina mentre dorme. Matti, ma che ore sono? Sono le tre di notte. Buttiamo Ninna in piscina alle 3 di notte. Incredibile, dai, seguimi, andiamola a prendere. Non sto capendo niente, ma mi hai convinto. Non sono molto sicuro che sia una buona idea. Neanche io, ma lo dobbiamo fare comunque. Ormai siamo svegli, no? Ma
me lo fa fare a me? Te lo fa fare il tuo spirito da organizzatore di scherzi. Lo spirito da organizzatore di scherzi? Tu lo sento. Esatto. Lo percepisco. È dentro di te. È dentro di me. Ok, adesso dobbiamo prendere Nina. Ok. E io non so se ce la facciamo. Allora, aspetta, come possiamo fare? Io devo sposare. Il mio spirito di organizzatore di scherzi mi dice che tu prenderai la parte linea e io prenderò i piedi. Ok, ma Ninna soffre molto il solitico, quindi devi stare attento, eh. Ok, allora, sei pronto? Sommettiamola assieme al 3. 1, 2, 3. Vai piano, che se no si sveglia. Non possiamo rischiare. Vai. Ok, c'è un problema. La porta è chiusa. Come la porta è chiusa? Aspetta, forse ce la facciamo comunque. Ti apro la porta. Vai. Siamo quasi alla piscina, eh? Vai. Posso dirti una cosa? Che c'è? Ma Ninna, sono davvero pesante. Beh, c'è da dire che sono le 3 di notte, eh? Beh, anche questo è vero, ma un palloncino mi ha svegliato. Noi le stiamo spostando da tipo un'ora. Sì, ma la stiamo spostando in modo molto leggero. È vero, anche questo è vero. Sei pronto, Robby? Sì, qui l'acqua è abbastanza alta, possiamo buttarla. Ok. Ma Ninna si arrabbia? Mi difendi tu, vero? Sì, non ti preoccupare, tanto non si arrabbierà, si divertirà per questo scherzo. Ah, ok. Adesso sei pronto? Ok. 3, 2, 1 e vai! Guarda, ragazzi, sicuramente. Ehi, Ninna, ti abbiamo fatto uno scherzo. Pariti come noi. Buongiorno, Ninna. Ciao, Ninna, è ancora notte, ma tu sei in acqua. Non c'è bisogno di farti la doccia, sei già in acqua! Ma che cosa fai, Ninna? Ma che... Ninna! Aspetta, ma sta vomitando? Ninna! Che schifo, dai, esci dalla piscina, lo scherzo è finito, Ninna! Ma sei sicura di stare bene? Ma di solito non ride così, Ninna. Tutto bene? Ma stai male? Ninna! Ehi, esci! Aiutami. Esci! Ehi. È tutto a posto! Oh! Ninna! Presto, vieni! Oisa! Era uno scherzo, non ti c'è bisogno! Ti è piaciuto? No, aspetta, mi sa che sta andando male. Ninna! Mi sa che Ninna sta male di stomaco! Ninna! Ehi, vuoi che ti porto un asciugamano? Mi sa che ne serve una mano! Aspetta! L'abbiamo fatta grossa, Matti? È troppo fredda! Ho avuto una congestione! Sapete che adesso lei non mi parlerà più se gli è venuto davvero un mal di pancia e non mi sta facendo uno scherzo a me, vero? Perché mi vengono queste idee? Me ne pento sempre una volta che faccio lo scherzo. Eccomi. Ninna, ti ho portato questo. Tieni, mettitelo. Ho fortissimo. Come stai? Ma perché mi avete dovuto buttare? Mi sembrava uno scherzo divertente, giusto? Me l'ha detto lo spirito degli scherzi. Com'era? Sì, lo spirito degli scherzi. Vabbè, ma ci stavi prendendo in giro, vero? Non ti fa male la pancia? Ho vomitato, Matti. In effetti sì, credo che abbia vomitato in piscina. Oh, che schifo. Ninna? Matti, devo vomitare di nuovo. No, aspetta. Non posso guardare, se no pure io vomito. Che schifo. E adesso come risolviamo questo problema? Allora, cerca su internet come far passare il mal di pancia dopo essersi buttati in una piscina congelata alle 3 di notte, anzi, molto congelata. Cosa? Non ho capito. Sai ciò che devi fare, vado a preparargli un tè. Ok. Ah, ecco qui, come far passare una contusione. Allora, se ti sei fatto male, ti viene un livido, si chiama contusione. Ninna, ti sei fatta male? No. Ah, congestione, non contusione. Che cosa penso io? È una congestione. Sì. Se ti butti nell'acqua troppo fredda, ti viene una congestione. Serve qualcosa di caldo. E quindi? Come un abbraccio? No, qualcos'altro di caldo. Matti, qualcosa di caldo! Cosa c'è di caldo alle 3 di notte? Ma perché mi avete dovuto buttare? Stavo sognando tanto bene. Cosa sognavi? Qualcosa di caldo? No. Oh. Tè caldo, dove lo preparo? Tè caldo. No, non lo so fare io il tè caldo, ora che ci penso. Ok, tazza un pochino sporca, mettiamo un po' di acqua calda. Vai. Ok, adesso prendiamo la bustina del tè. Ma abbiamo il tè in questa casa? Vabbè, sentite, ha detto qualcosa di caldo, non un tè caldo, quindi penso basti anche l'acqua calda, no? Arrivo, fa che gli passi, se no non mi parla più, Ninna, ho qualcosa di caldo! Eccolo. Allora,
La compressione è quando tieni stretto troppo forte il braccio. Cosa sta dicendo? Stai dicendo, Robby? Smettila di parlare. Ha una compressione. Una compressione? Ma che, hai una compressione? Ma cos'è una compressione? Poi dopo aver vomitato non mi va proprio questa cosa. Sì, ma hai bisogno di qualcosa di caldo. Se vuoi ti do un abbraccio. Anche tu! Ci ho già provato. No, no, e adesso come facciamo, Ninna? Dobbiamo fare qualcosa, non ti posso portare in ospedale a quest'ora. Sì che mi devi portare in ospedale. Tu hai causato questa cosa, tu mi porti in ospedale, no? Ah, ci sono! Ninna, Ninna, Ninna. Boom! Ah, dice che per far passare il singhiozzo c'è bisogno di uno spavento. Ti sei spaventata? Robby, non è il momento di prendere in giro, per favore. No, dobbiamo trovare una soluzione al suo mal di pancia. Mal di pancia? Ok, ok, ok. Per, eccolo qui, mal di pancia. Per far passare il mal di pancia serve ricoprire la zona interessata, quindi la pancia, con dell'acqua fredda se possibile. Quella della piscina. Cosa stai dicendo? Non è possibile. Sì, c'è scritto qui. Se il mal di pancia che è stato causato da un tuffo fatto alle 3 di notte, ancora meglio, bisogna rimanere in acqua finché non passa. Ok, mi sembra chiaro ciò che dobbiamo fare. Robby, prendi Ninna. Adesso prendi ti faccio passare il mal di pancia. No, l'ho detto Google, quindi è sicuramente vero. Ok, devi tornare alla temperatura del tuo corpo, Ninna. Nel letto, sì, nel letto. La temperatura dell'acqua. Uno, vai. Speriamo davvero che funzioni. Sei già meglio, vero? Mi avete riputato in acqua, io sono stata male, ma voi siete pazzi! Devi tornare alla temperatura! Io ora chiamo la polizia! Polizia, ma non l'ambulanza, perché stai bene, visto? Sono passati 20 minuti, posso uscire ora dall'acqua e tornare a dormire e a fare il mio sogno bellissimo nel mio letto caldo? Google dice che devono passare almeno 4 ore. Ma ora sto meglio, guardate, mi è passata la concessione e posso nuotare. Ok, per non passare 4 ore in acqua c'è bisogno che il paziente faccia una verticale di almeno 3 secondi. Ma gli è davvero passato il mal di pancia? Sì, visto, funziona. Tu ti sei inventato tutto, lo sai? Sì, è spento il telefono in realtà. Vabbè, oh, ma gli è passato? Ma di pancia gli è passato, quindi continua. Sì. Verticale per 3 secondi. Non 4, nemmeno 2, 3. Sentite, io mi sono stancata di voi due, sinceramente. Però lo faccio solo perché Robby mi ha ributtato in piscina e ora effettivamente sto meglio. Anche se prima sono stata veramente molto male. Comunque, quanti erano i secondi? 3. Ok. Va bene, ora posso uscire? Hai dimostrato di stare bene, puoi uscire. Sapete che vi dico, però? È così bello fare il bagno di notte. Quasi quasi rimango qua. Wow! È fantastico, sono un pesce, sono una sirena notturna. Oh oh, Matti, se il paziente rimane poi in acqua è un caso di pesciolinite. Il paziente si sta per trasformare in un pesce rosso. Allora, tutto è bene quel che finisce bene. Mi sembra che Ninna non abbia più mal di pancia. E io posso tornare a dormire perché lei non è arrabbiata con me e tu stai continuando a inventarsi cose. Oppure è una squalite. Il paziente è diventato uno squalo. Adesso nuota nella piscina per tutto il giorno senza mai fermarsi. Ti rendi conto? Sei uscito. Non c'è da dormire. Buonanotte, ragazzi. Ninna, hai la medusite! Ora sei una... Abbiamo fatto una sorpresa alle nostre ragazze, una fantastica torta, ma loro si sono sentite male, hanno vomitato e sono svenute! Mettila su divano, dove vai? Allora, io mi metto questo colore qua, io invece mi metterò questo, così posso darmi un po' di luminosità al viso. Ok, 3 pezzi, non possiamo sbagliare. Dove va? Questo va qua. No, forse qui no. Vedo degli occhi. Ah, sono il tuo terzo e quarto occhio. No, ma che fai? No, mettilo qui. Oh, aspetta, lo provo anch'io allora. È bellissimo. Sì, fantastico, non l'avevo mai provato qua. Aspetta, ti metto un po' di rosso. Però non troppo, Ninna, altrimenti sembrerò un clown. No, tranquilla. E di qua. Perfetto, siamo grazie. Pronte, bellissime, come sempre. Allora, no, sicuramente non sono gli occhi di Ninna. Sì, fidati di me, sono gli occhi di Ninna perché questi due vanno qua. Guarda, sì, erano gli occhi di Ninna. Quindi questo è ufficialmente l'ultimo.
l'ultimo pezzo completato! Siamo fortissimi! Siamo troppo forti! Siamo una squadra assurda assieme! Ehi, ma mi è venuta un'idea! Ora che abbiamo finito il puzzle, che ne pensi se magari facciamo una sorpresa alle nostre ragazze? Passacchiotti, il 22, il 23 e il 24 dicembre saremo allo Zecchino d'Oro su Rai 1 alle 5 del pomeriggio! Faremo un sacco di sfide divertenti e Ninna, devono vederci tutti, giusto? Andateci a vedere! Su Rai 1! Una sorpresa alle nostre ragazze, forse che amano più di ogni altra cosa. Lo so, io lo so, io lo so. Ehi, io lo so. Eh? Lo so. Cosa hai in mente? Un dolce. Un dolce? Vuoi che prepariamo alle nostre ragazze un dolce? Sì. Oh, sai cosa serve per il dolce? Che cosa? Un banco di lavoro pulito. No! Dai! Ma no, no, l'avevamo appena finito. Matti, il bello dei puzzle è che puoi farli, distruggerli e poi rifarli tutte le volte che vuoi. Allora, ora che ci siamo truccate, è il momento di farci delle foto. Almeno così siamo più belle, no? Certo, Ninna. Allora, posizioniamoci. Ah, ok, sì, vengono benissimo con questa luce, sono perfette. Ora mi avvicino. No, sì. Sono venute benissimo. Chissà cosa stanno facendo Matti e Robby, non sento rumore. Sì, infatti è molto strano, secondo me dovremmo andare a controllare. No, continuiamo. Sì. E ci siamo? Potevamo farla un po' meglio forse. No, fidati, è bellissima. Guarda, accendiamo questo, mettiamo cottura al massimo. Ciao, come va? Tutto bene? Sì, ehi, allontanatevi un po', cioè. Facciamo il gioco della fila. Ecco. Quanto manca per il salumiere? Due minuti. Che cosa stai dicendo, Robby? 48! Ci stiamo annoiando, facciamo qualcosa insieme. Assolutamente no. Cioè sì, che facciamo? Facciamo un gioco, non lo so. Nascondino. Vi va di fare un puzzle? Ok, aspetta. Tu che fai? Io faccio la statua. Ma Robby, dai, togliti. No, va bene così. Questo è il mio esatto punto da statua. Ma Matti, guarda Matti. Ehi, Robby ha buttato a terra questo puzzle. Un banco di lavoro pulito. Quindi mi aiutereste a rifarlo? Ok, però siete strani. Andiamo nell'altra camera, però qui è vietato fare i puzzle. Secondo me ci state nascondendo qualcosa. Il forno è caldissimo, sto iniziando a sudare. Non uscite di qui fino a quando non avete completato il puzzle. Ha ragione. 7 minuti e 50 per la cottura della torta. Secondo te usciranno prima? Ninna è molto brava a fare i puzzle. Però Dani è un vero disastro, quindi secondo me abbiamo abbastanza tempo. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per la torta di Matti e Robby. Sarà un vero successo. Lo senti anche tu questo odore? Sì, e diciamo che anche l'aspetto non è proprio quello che mi aspettavo. Matti, è una cosa che abbiamo fatto con il cuore. Esatto! Abbiamo con finito il cuore. Ora basta! Cos'è? Sorpresa! Ta-da! L'avete fatta voi due? Sì, io e Robby. Ah, è bellissima! Bellissima. Grazie. Vi piace? È al cioccolato. Senti che buono. Anzi, non sentirlo. È meglio. Sì. Ok, vabbè, allora assaggiamola, no? Sì, dovete assaggiarla. Ok, allora prendo il coltello e iniziamo a mangiare. Io non sono sicura che la voglio assaggiare. Guarda, mancano dei pezzi. Sì, ma poi sembra caduta per terra qua. Che cosa è successo? Assaggiamola, almeno li facciamo contenti. Mettila sul divano, dove vai? Ok, ci siamo quasi. Matti, ma non è che al posto del cioccolato abbiamo messo i croccantini di Willy? Effettivamente l'odore è simile, ma io sono sicuro che abbiamo messo il cioccolato, non preoccuparti. E iniziamo a tagliare, dai, è venuta bene, no? Sì, bellissima! Mamma mi diceva sempre non giudicare un libro dalla copertina, quindi magari dentro è buonissimo, nonostante l'aspetto, l'odore e gli ingredienti, quello che avevamo in casa. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo fatto con amore. Sì. Dai, sono sicuro che sarà buono. Com'è? Dai. Buono, eh? Guarda, qua quasi vi invidio. Miam. Delizioso. Ninna, dillo, com'è avere dei fidanzati così bravi e premurosi da farvi anche un bel dolce a Natale? Sei riuscito a buttarlo giù?
Hai detto che... Vabbè, sentite, che ne dite se andiamo a vederci un film? Sì, meglio, però questo lo mangio dopo. No, potete portarlo, vi do anche un fazzoletto, così poi non sporcate il divano, tranquillo. Esatto, così vi godete di più il film. E dai, fatela stare un po' zitta. Ma non la posso controllare. Fate. Non è che avete fame e volete un altro po' del nostro dolce? Cosa c'era in quel dolce? C'era farina, cioccolata. Scusate. Oh no, ma dove? Perché se n'è andata via? Il burro. Le uova. Ma volete un altro po' di dolce? Le vado a chiamare. Sì, poi che abbiamo messo dei mattoni, il formaggio. Vai qua. Sale, pepe. Robby, mi sa che abbiamo un piccolo problema. Vogliono tantissima torta e dobbiamo farne un'altra. No, stanno vomitando entrambe perché si sono sentite male a causa della nostra torta. No, vogliono liberare lo stomaco per poterne mangiare di più dopo. Che cos'è che potrebbe avergli fatto male? Dammi una mano, vieni. Vabbè. La farina può scadere? No. Il cioccolato quando l'hai preso? Quanto tempo fa? No, l'ho comprato ieri. Matti, controlla le uova. Perché le uova? Perché una volta per fare una frittata mamma ha usato le uova che però erano andate a male e aveva questo stesso odore. Scadute 18 giorni fa! Robby, abbiamo usato delle uova scadute da più di 2 settimane! Mi spieghi perché non hai controllato la scadenza delle uova? Mangiare delle uova scadute fa malissimo! Ci credo che quelle due poverette stanno vomitando. Ok, abbiamo un problema, abbiamo un grosso problema. Adesso noi torniamo da loro e li andiamo a dare una mano, ok? Il vero problema è che penseranno che non sappiamo cucinare per colpa tua. Adesso l'importante è salvargli la vita, però. Andiamo. Dani, come stai? Tutto bene? Ma non dovremmo aprire un bagno con una ragazza dentro? Ma non ci risponde, non fa niente. Dani, tutto... Robby, prendi Dani e portala in sala. Io vado a prendere Ninna. Come prendi Dani e portala in sala? Ma puzza di vomito, che schifo. Mettila sul divano, dove vai? Ok, ci siamo fatti. Direi che il nostro primo esperimento in cucina è andato male. Ma sono proprio svenute. Sì, sono completamente... facciamo così, prova a chiamare il dottore, ok? Sono sicuramente state intossicate tipo dalle uova marce. Ok, ora abbiamo un altro problema però. Il dottore non risponde. Che significa il dottore non risponde? Non risponde, ho chiamato pure l'ambulanza, non mi risponde nessuno, pronto, c'è nessuno qui. Non è possibile che non ti risponda l'ambulanza, ma ti hai fatto correttamente il numero? Non lo so, senti, faccio una cosa, tu bada a loro, Come bada a loro? Ora sono pure da solo, non solo tu hai usato le uova marce... Ora io devo anche mandare da solo a Ninna e a Dani. Chi è? Il dottore. Chi l'ha chiamata? Matti non è in casa, Ninna è svenuta e... Aprimi! Sono il dottore. Dimmi che non ti sei davvero travestito da dottore fingendo di essere un dottore. Matti, ti prego, dimmelo. Questa è una situazione seria. Ninna e Dani sono svenute per colpa nostra. Tu non ti puoi fingere un dottore per curarle. Io non mi fingo un dottore. Io sono un dottore. Fammele visitare e ti darò la soluzione a questo problema. Speriamo che sappia quello che fa. Questo qui serve per dividere il cuore, no la testa. Silenzio. Così non capirei mai se fate il cuore. Silenzio! Ok, diagnosi completa. Ok, ci togli i baffi per dare la diagnosi. Ragazze molto 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 stanche, quindi loro dormire per almeno 24 ore. Non possiamo lasciarle svenute perché non stanno dormendo. Dobbiamo svegliare Dani e Ninna adesso. No. Svegliare è rischioso. Rischioso loro dormire, non svegliare. Dobbiamo svegliarle adesso. Sicuro? Sì. Rischioso? Sì.
Ok. Iniziare risvegliamento. 3. Un attimo. Che c'è? Come le vuoi svegliare? Fidare di me. 3. 2. 1. Oh, svegliatemi! Svegliatemi! Ma non funzionerà mai questa tecnica! Ma cosa stai facendo? Svegliatemi! Svegliatemi! Sta funzionando! Ha visto? Funziona! Ok, ci provo anche io! Dai, svegliati! Sono un dottore anch'io adesso, quindi. Penso di avere la febbre. La febbre? A me fa malissimo la pancia! Voi state male perché avete preso freddo prima. Freddo? Quale freddo? Io mi ricordo che ho mangiato la torta. Buono, eh? Guarda, quasi mi invidio. No, giusto, Robby, non hanno mangiato nessuna torta. Ci avete preparato una torta e poi siamo state male. Il burro. Mi viene da vomitare di nuovo. Ci avviciniamo a Natale. Io non riesco a dire le bugie. Abbiamo fatto una torta. Abbiamo usato tutti gli ingredienti migliori del mondo, tranne le uova, che a quanto pare Matti non ha controllato la scadenza ed erano scadute. Abbiamo messo le uova scadute. Silenzio! Ci avete fatto mangiare la torta con le uova scadute. Aia, mi fa male la pancia. Adesso mi